Salve, sono Luca De Lucchi, lavoro alla Fondazione Edmund Mac a Trento e volevo soltanto dire che uno strumento per far segnalazioni in tempo reale esiste già, si chiama Ushuaidi, si possono fare segnalazioni tramite Twitter, tramite SMS e qualsiasi altro strumento, è stato già utilizzato in molte emergenze, perciò avete già tutta una piattaforma a disposizione, è libera, potete implementare nuove funzionalità. E basta soltanto metterlo su un server del comune e avete già una piattaforma utilizzabile. Grazie Luca, questo è davvero importante anche perché per esempio per il terremoto di Haiti è stato utilizzato ed ha avuto un'utilità fantastica, quindi sicuramente Ushuaidi oltretutto è una piattaforma open, quindi fruibile gratuitamente, scaricabile, importabile in maniera semplice e gratuita, sicuramente è una bella proposta. Prego. In effetti prima quando il Presidente del Tribunale parlava di costi anche sul software, in effetti forse una piccola parentesi ma la facciamo poi magari nel contesto pomeridiano sul software open source potrebbe venire fuori. C'era un intervento, prego. Sono arrivata tardi e mi chiedo scusa per questo se la domanda sarà diciamo già a cui è già stata data la risposta, ma questa diciamo diverse piattaforme che fra di loro sono del tutto scollegate immagino e che direi quasi che sono in concorrenza, si prende in esame questo problema o ciascuno diciamo tira la sua e poi si vedrà chi prevale? In effetti l'assessore Ranieri parlava di interoperabilità ed è uno dei punti su cui sicuramente bisogna lavorare a livello nazionale, quantomeno nazionale, perché l'interoperabilità tra applicativi non può che essere così. Ora non so se voi volete dare risposte, prego, io o chiunque altro voglia rispondere. Il problema c'è sicuramente, ora io rispondo solo per una parte, ma è un esempio, no? Ad esempio nell'ambito nostro noi seguiamo la parte, dicevo, dei lavori pubblici, i nostri sistemi informativi, gli uffici tecnici con la regione stiamo mettendo assieme ad esempio un sistema che consenta quello di cui prima parlavo, noi vogliamo cercare ovviamente di metterlo in comune con i dati che raccoglie già regione, che però magari è già dotata di una sua, come ha detto lei, piattaforma, quindi si sta lavorando per, non è semplice e la mia risposta è sicuramente parziale e nel nostro caso ad esempio l'obiettivo è di interagire con Regione ma anche con il Ministero perché abbiamo una serie di dati che obbligatoriamente noi inviamo a livello nazionale all'Osservatorio Lavori Pubblici, quindi questo per la mia parte. Passo. Guardi, per la parte della sicurezza posso rispondere con due esempi. Il primo è che sull'aspetto dell'interoperabilità c'è anche un tema culturale, politico, tecnico e riguarda il raccordo tra le forze dell'ordine e pertanto lei potrà capire la delicatezza dell'argomento e i problemi che ci sono dietro. Sotto l'aspetto però invece diciamo così più positivo, ad esempio a Genova c'è la condivisione del sistema del telecontrollo da parte di tutte le forze dell'ordine, per cui la centrale operativa della Polizia Municipale con le sue telecamere vengono fruite dai carabinieri, dalla Polizia di Stato e da quant'altro per il controllo del territorio. Questi sono due esempi che da una parte determinano invece alcune evidenti criticità, dall'altra invece sono già state risolte. C'era una mano alzata là. Sono Bazzurro, Sistemi Informativi del Comune. Volevo integrare i ragionamenti fatti dalla dottoressa Petacchi in base alla sua risposta. Per quanto riguarda sicuramente la necessità di avere degli strumenti che tempestivamente, in tempo reale, consentano al cittadino la partecipazione, sicuramente si sente? Ora, meglio. Cioè, sicuramente c'è da fare, da intraprendere le iniziative che diceva la dottoressa per garantire degli strumenti di comunicazione diretta in tempo reale da parte dei cittadini, quindi Twitter o partecipazioni sulla rete. Volevo solo integrare dicendo, per quanto riguarda gli strumenti attuali a disposizione perfezionabili, quindi abbiamo da un lato attivato successivamente, quindi quasi in tempo reale ma a distanza di poche ore, un sistema di raccolta dati
via web, che quindi ha funzionato per quanto riguarda tutte le richieste di segnalazioni, ma anche di offerta a domanda, quindi richiesta di partecipazione, di collaborazione e anche di invece richiesta d'aiuto. L'altra cosa interessante è che però in questa fase monodirezionale da parte del comune verso i cittadini sono i servizi di SMS, di allerta meteo, che saranno potenziati poi con qualsiasi altro tipo di segnalazione, che partiranno dai primi di aprile. Allerta meteo in realtà è già attivo ormai da un anno e deve essere semplicemente potenziato e valorizzato attraverso la maggior comunicazione della presenza del servizio. Sicuramente, finisco, la parte messa in evidenza della partecipazione è fondamentale e stiamo lavorando, diciamo, per arrivare ai risultati che avete giustamente segnalato ora. Grazie. Ci sono altri interventi, domande? Sì? No? Ah sì, prego. Se si può sì, alzare così la vediamo, grazie. Allora, che sì. Buongiorno a tutti. Ecco, io mi chiedevo semplicemente... Trovo sempre una mancanza di un canale tra le istituzioni e il pubblico, delle informazioni fondamentalmente, manca quello, l'abbiamo visto a novembre, l'abbiamo visto anche in altre occasioni. Ora, vedo anche qui il tweet wall che è importante, e c'è una serie di informazioni che gira. Io mi domandavo, una smart city, piuttosto che inventare qualcosa dal nulla, non sarebbe il caso che utilizzasse quello che è già presente, ossia utilizzare Facebook o Twitter, ad esempio, che sono due cose che stanno diventando due standard della condivisione, integrarle in una maniera magari più formale, perché mi rendo conto che ci sia bisogno di una formalità per un'istituzione, ma utilizzare cose già esistenti piuttosto che creare piattaforme nuove. Prego, io non sono la Smart City, ma dai Gloria, benvenuta. Sì, questo è uno spunto importante, ma è uno spunto importante perché il percorso che noi stiamo cercando, cioè l'idea della Smart City, tutto quello che sta emergendo da questo incontro e tutti i messaggi che arrivano, che sono fondamentalmente negativi di critica, ci fanno ancora una volta pensare che sia fondamentale questa idea della Smart City, perché la Smart City è un processo, è una visione, non è soltanto una nuova piattaforma o non è un tipo di innovazione, lo è in senso di concezione di come la città deve muoversi. Allora, uno strumento nuovo, Facebook, sì, attenzione, noi siamo vecchi, siamo vecchissimi, abbiamo un'età media in comune di 52 anni, per noi Twitter è una roba misteriosa, non sappiamo bene dove occorra schiacciare, non schiacciare, e questo non si riesce a cambiare, cioè si cambia con fatica, a parte la nonna di Manuela Rata che avrà imparato a usare il tablet. Allora è fondamentale che in questo percorso ci sia un'integrazione con quelli che sono i vostri suggerimenti, e banalmente, non so, io su Facebook ho messo un gruppo di Genova Smart City, però bisognerebbe che ci fosse qualcuno che lo gestisce. Ora in comune, nelle istituzioni, scusatemi colleghi, ma siamo vecchi, e vecchi anche a volte nella mentalità, nel modo che abbiamo di sederci nelle nostre poltrone ed essere abituati. Allora, l'intenzione di un'integrazione portata da Smart City nel percorso dell'innovazione, quindi anche il fatto che oggi noi abbiamo proposto di collegare a temi concreti quelli che sono alcuni aspetti dell'agenda digitale e di coinvolgere ancora una volta tutti, cioè coinvolgere gli amici scout, che casualmente sono anche tecnologici in questo caso, però coinvolgere, avevamo invitato anche gli angeli del fango che ci venissero a raccontare su come hanno utilizzato
i metodi che per voi sono nuovi, moderni e facilissimi, e per noi vecchi invece sono qualche cosa di molto 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 complicato, e che può darsi riusciamo ad imparare. Ma voi pensate banalmente a come la burocrazia normalmente offre la semplificazione burocratica agli utenti. Gli utenti alla fine preferiscono prendere la macchina e andare a prendersi il certificato, perché devi schiacciare 50.000 bottoni, avere 2.000 password, tornare indietro, registrarti, avere delle risposte. Quindi è la complicazione della semplificazione. Allora, le proposte di innovazione che giungono, anche queste proteste costanti che forse in corrispondenza con il nostro tradizionale mugugno che ho citato prima vediamo sugli schermi, significano che davvero c'è un bisogno, ma un bisogno anche di propositività, perché il processo di trasformazione della città non avviene calandolo dall'alto, e avviene con la partecipazione non demagogica ma concreta e propositiva di tutti gli stakeholders, che sono le imprese, che sono le istituzioni, che sono la ricerca, ma che sono anche le persone. E allora, siccome non si possono fare, e qua entrano di nuovo i soldi, delle campagne di comunicazione, di diffusione del percorso, dell'idea tutta la popolazione, perché semplicemente non ci arrivi, è troppo costosa al giorno d'oggi la comunicazione, io faccio un appello proprio a quel mondo che forse oggi sfioriamo per la prima volta, forse abbiamo già toccato, ma che entra a far parte di questo percorso con i metodi che voi stessi proponete, come noi facciamo con le aziende, con la ricerca. Sono loro che vengono a dire che cosa possono portare al tavolo di trasformazione della città per una migliore qualità della vita. Quindi io vi invito a diventare non soltanto critici, che va bene, ma anche propositivi e in modo concreto, cioè venite a dire: io posso fare questo, noi possiamo contribuire in questo modo, a noi piacerebbe fare quest'altra cosa, perché questa è la trasformazione della città. Grazie, grazie Gloria, hai messo il dito in un paio di piaghe giuste, e in particolare io credo che il mugugno che voi Liguri, noi Liguri, perché sono Liguri anch'io, consideriamo nostro, in realtà, per la mia esperienza di vita che è fuori dalla Liguria da tanti anni, è proprio nazional popolare. Forse quel mondo, il mondo del tweet, è più costruttivo di quanto non sembri. È che in 140 caratteri, per dire quel che dici, devi essere molto secco, e a volte sembra una critica brutale, invece quasi sempre propositiva. Un po' di proposte sono venute fuori, le ho anche viste, quindi si riesce a cambiare, si riesce. Sicuramente anche grazie alla tua proposta, no, di dire lavoriamo insieme. C'erano altri interventi, giusto? Sì, uno là, ok. Sì, sì, è lo stesso. Volevo ringraziare innanzitutto dell'intervento sui giovani, perché io molto spesso, diciamo qualche tempo fa, quando c'era il precedente ministro Brunetta, andai alla giornata dell'innovazione sul palco. Ti dovresti presentare, scusa. Ah, scusatemi, Leandro Aglieri. Io dicevo, vengo da Roma soprattutto per celebrare questa vittoria di Genova di questo bando europeo, che mi rende orgoglioso innanzitutto come italiano e come persona che lavora nel mondo della tecnologia e dell'innovazione. E dicevo che il discorso dei giovani secondo me è molto importante, in quanto quando col precedente ministro Brunetta alla giornata dell'innovazione sul palco le persone avevano un'età media di 70 anni, e questo evidentemente non depone bene. Dicevo che io stesso ho 50 anni, ma sono vecchio per l'innovazione, però fortunatamente ho un figlio di 15 anni. E l'altro giorno mia moglie diceva: senti, ma ti sei messo d'accordo con i tuoi compagni di classe per domani mattina? Hai telefonato? E lui, quasi diciamo con voi, diceva: ma mamma, ci siamo sentiti su Facebook. Cioè mio figlio ha Facebook costantemente aperto, l'SMS è preistoria, il telefono oramai è preistoria. Certo. Per me invece è la vita reale. Quindi dicevo che oltretutto la mentalità con la quale viene approcciata la Smart City deve essere una mentalità innovativa, che quindi coinvolga anche i giovani nel processo di progettazione. Il fatto che in Italia, il governo italiano, molti comuni, regioni, invece di utilizzare Facebook addirittura lo chiudano ai propri dipendenti, è un segnale che noi stiamo cercando di lottare contro un qualcosa che invece i nostri ragazzi usano e useranno come noi usiamo il telefono. Quindi da questo punto di vista ben venga l'intervento del giovane prima, e credo che i giovani devono essere, diciamo, inseriti anche nel processo di progettazione della Smart City. Certo. Prego.
consulente informatico Genova. Non si è sentito. No, parte da solo, ma fra un... Funziona? Sì. Ok, consulente informatico Adriano Casissa, Genova. Si sente parlare, abbiamo sentito parlare di interazione tra i giovani e gli anziani, bellissimo progetto, gli angeli digitali. Si sente parlare di interazione tra l'azienda e il cittadino e l'istituzione per permettere al cittadino di dare quel supporto, di dare quegli strumenti che la pubblica amministrazione, di cui la pubblica amministrazione necessita. Al di fuori di appuntamenti come questi, peraltro bellissimi, vi ringrazio per l'invito e per l'ottima organizzazione. Qual è lo strumento poi per questo passaggio di informazioni, per questo passaggio di conoscenza e per questa sinergia? Cioè, al di fuori dell'incontrarci, del dircelo, del farci sapere reciprocamente le cose, che è già un primo passo, qual è poi il secondo passo operativo? Cioè, quali sono gli strumenti che permettono poi realmente ed efficacemente questa sinergia? Grazie. Qualcuno vuole rispondere? No, non fate rispondere me. Visto che è una domanda precisa. Guardi, io non sono specificatamente del settore, ma le rispondo dal punto di vista del Comune. Il successivo passo lo stiamo già facendo, è la messa in atto di tutta una serie di progetti reali, finanziati, che permettono di sviluppare quanto è stato detto. Ovviamente sulla base di uno sviluppo che, oltre che essere tecnologico, deve essere culturale, perché io credo che la prima cosa che stiamo qua cercando oggi, ma lo facciamo prima, durante e dopo questo evento, è quello di anche di cambiare, di sviluppare la cultura nel senso C maiuscolo di cultura, per cui è un approccio secondo me proprio diverso che ognuno di noi, e soprattutto noi che appunto ci consideriamo anziani, che l'amministrazione invece ci tiene ancora tanti anni a godere di questi privilegi, e dobbiamo permetterci di cambiare, di sviluppare sulla base però di questi strumenti e di queste misure operative di cui le ho fatto un esempio adesso. C'era un intervento da parte sua. Volevo segnalarvi due o tre cose che sto vedendo collegate su Twitter. Uno chiede se non è meglio lavorare su piattaforme IT già esistenti e non su nuove, su doverne costruire nuove. Secondo tema è come integrare Facebook e Twitter per le Open Smart City. E la terza cosa, il fatto che sia importante definire a livello comunale delle figure tipo i social media manager e i community manager. Assolutamente. Quindi molto legate. Sì, soprattutto sull'ultima io concordo moltissimo, perché le comunità da sole, lo diceva Gloria prima, hanno bisogno, magari lo fanno partire, poi dopo ci vuole un animatore, chiamiamolo così, se non vogliamo chiamarlo community manager, ma comunque un qualcuno che quotidianamente attiva. Poi quando la comunità è partita è difficile quasi fermarla, bene, ma l'attrito iniziale da vincere è duro, sì. Ci sono altre domande, interventi? Comunque siamo fantasticamente in tempo, in orario. C'era una mano alzata, ho visto, ma sì, là. Buongiorno, volevo intervenire, piacere, sono Alvise Rossano e siamo qui per presentare, tra l'altro nelle sessioni pomeridiane, un progetto italiano. Parlo di progetto e non di tecnologia per non suscitare equivoci, perché ho sentito parlare di Facebook e di Twitter, visto che poi noi siamo abbastanza esterofili come paese. In realtà io credo che come azienda ICT, piccola e media industria, che ha investito 17% in ricerca e sviluppo, mi posso permettere di parlare, di dirvi che un progetto Smart City è una grande opportunità, come abbiamo detto, ma anche per fare soluzioni nuove, che credo che la soluzione in tasca non ce l'abbia negli Stati Uniti, non ce l'ha nessuno. Quindi noi che siamo bravi e siamo creativi, anche se ahimè facciamo tecnologia, e perché non credo che Twitter e Facebook, anche per rispondere più dei giovani, io sono più vecchio che lavoro al progetto, che sono anche lo sponsor, però devo dire, state ad ascoltare cosa succede in Italia, che siamo bravi anche, noi adesso abbiamo un progetto perché la nostra community è fatta da media locali, comuni, associazioni, terzo settore, quindi abbiamo una visione che è diversa, non è tecnologica, non è informatica, ma stiamo costruendo una proposition che insieme a voi crediamo che possa essere successo. Quindi il sistema italiano è anche pensare che oggi noi non siamo riconosciuti per fare tecnologia, poi combinazione incidentalmente la faremo anche, no? Però applicheremo dei modelli. Noi in questo è un progetto che ha la velleità di competere a livello internazionale, vi chiedo solo di avere un attimino anche i giovani, anche che parlano di Twitter, è vero, sono le comunità che